Pupù hanno chiuso alla grande la perdonanza numero 730 ed è stata anche l'ultima tappa del loro tour Amici per sempre, con la promessa di tornare in città, strappata dal sindaco Pierluigi Biondi nel 2026, quando L'Aquila sarà capitale italiana della cultura. Un concerto straordinario di 2 ore e mezza, più di 40 storici pezzi che hanno fatto cantare e ballare il pubblico aquilano, che alla fine non ce l'ha fatta e è corso sotto il palco. Perché le canzoni dei Pooh, molte sono pura poesia, le conoscono tutti, abbracciano diverse generazioni. Da Amici per sempre a Tanta voglia di lei, passando per Parsi, Palla di Milisì, Chi fermerà la musica, Stare senza di te o Cercando di te. L'amore, la fragilità umana, la leggerezza, la musica senza tempo di una band che ha una forza incredibile e che ha musicisti straordinari. Si chiude così una perdonanza che ha portato ancora una volta sul palco degli artisti splendidi, degli spettacoli di qualità. La mano del maestro Leonardo De Amicis ha regalato ancora una volta all'Aquila emozioni e sarà sempre più difficile superarsi vista l'elevata qualità artistica. Neanche il tempo di finire, già si pensa al prossimo anno, perché come cantano i Pooh, chi fermerà la musica? E nei progetti della perdonanza, quello dell'interazione tra le maestranze locali, in questo caso la grande orchestra del Conservatorio dell'Aquila Casella, e gli artisti che vengono. In questo caso doppia emozione anche per me, perché il gruppo dei Pooh, 60 anni di carriera, è uno degli ispiratori di tanti gruppi, tanti musicisti, anche me, che insomma ci hanno aiutato a scoprire la musica leggera. Io ho iniziato con loro, per cui è un'emozione straordinaria, un concerto bello l'abbiamo provato, brani meravigliosi, veramente una grande emozione, una bella esperienza per tutti i ragazzi giovani.